Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, un'ora insieme per vedere quello che è successo tanto e soprattutto di buono in casa biancorossa con il successo di domenica pomeriggio alle 18:30 contro la Juve Stabia, un successo che permette alla formazione di Massimo Paci di continuare a stare in alto nella parte nobilissima della classifica. Ne parleremo questa sera con i nostri ospiti che tra un po' vedrete. Questa è la classifica con la Ternana che ha 15 punti, il Bari con il Teramo a quota 14. Io vi ricordo sempre che il Teramo deve ancora recuperare la gara l'infrasettimanale con l'Avellino che doveva essere disputato qualche settimana fa e che il Teramo recupererà a metà novembre. Lo faremo, qualora lo vogliate, insieme a voi, oltre che ai nostri ospiti che tra un po' vedremo sul nostro tabellone, al 392-623-7060, numero SMS o WhatsApp, a seconda, eccolo qua, che appare in sovraimpressione, a seconda delle vostre preferenze. Andiamo a vedere chi c'è stasera sul tabellone. Mi sembro tanto, come si chiama? Il gioco dei 9, questo è il gioco dei 5. Francesco Di Francesco, ciao Francesco! Salve a tutti, ciao! Ania Cantagalli, ciao Ania! Ciao, buonasera a tutti! Andrea Costantini, ciao Andrea! Ciao, buonasera a tutti. In mezzo non l'ho salutato Maurizio Daguin in regia, ma perché lui è muto, vedete, all'audio disattivato in regia. E poi lo vedete, anche se adesso è un po' frizzato, forse ha qualche problema di connessione, ma tra un po' lo ritroveremo. Matteo Tomei, il portiere della Juve Stabia, ex della partita di domenica pomeriggio, che ha visto insomma Arrigoni fargli un dispetto con un gol bellissimo da distanza siderale. Oh ragazzi, 30 secondi a testa, vi posso chiedere, pronti via, la domanda del secolo: a questo punto questa squadra dove può arrivare legittimamente? Francesco, come a seconda della vostra disposizione, facciamo Adele, Francesco, Ani, Andrea. Bastano meno di 30 secondi a saperlo, difficile da ipotizzare. Se continua così, in alto, e sono ottimista, sono convinto che le possibilità, le credenziali per un campionato d'alta classifica ci possano essere tutte, fino alla fine. Ania, a seguire. Mi aggrego parzialmente a quello che ha detto Francesco, cioè a saperlo, però è chiaro che dopo un mese di campionato e con questo passo non credo che sia più tanto un caso che il Teramo sia lì in quella posizione di classifica, al secondo posto, comunque nei primissimi posti. Credo che possa essere magari il momento buono per provare a recitare quella parte che il Teramo doveva avere lo scorso anno, ma che paradossalmente invece potrà avere, forse mantenendo questo trend dei risultati, in questa annata, perché la testa è diversa, perché magari in panchina c'è un allenatore che cura anche molto bene l'aspetto psicologico, e quindi magari anche le pressioni di poter fare qualcosa di importante potranno essere gestite in maniera differente. Andrea, tu hai spesso parlato di quanto le pressioni su questa squadra possano aver dato delle difficoltà lo scorso anno, cosa che probabilmente quest'anno, almeno all'inizio, non c'erano. Ora bisogna vedere fino a che punto però, dopo 6 partite, possono non esserci più pressioni. No, io penso che sia ancora presto. Peraltro ho ascoltato le parole di Arrigoni dopo la partita, lui dice: non abbiamo obiettivi, che bello proseguire così. Ed è indubbiamente vero, questa è una squadra che ha grande talento, che ha grande potenziale, ed è innegabile che abbia grande talento, e che appunto non ha le aspettative che c'erano lo scorso anno. Quindi è il meglio, perché questa squadra costruita quest'anno con questi elementi, se non è messa dagli addetti ai lavori come una squadra che può vincere il campionato, viene messa tranquillamente nel lato di sinistra della classifica.
Certo, c'era l'incognita Paci, perché Tedino aveva un pedigree lo scorso anno di un certo tipo. Paci è un allenatore che si sta costruendo e sta facendo sicuramente bene. Quindi sicuramente in questo momento il Teramo ha le condizioni migliori per poter portare avanti questo tipo di calcio e di rendimento. È sicuramente presto, perché 6-7 giornate sono poco o niente, anche se già dicono che questo Teramo è una squadra importante, ben costruita e che potrà fare sicuramente molto bene. Poi, ecco, la seconda parte del girone d'andata dirà qualcosa di più, e a un certo punto, se è bene restare con le luci spente, nel momento in cui la squadra continuerà a fare bene le luci si accenderanno, e a quel punto bisognerà fare uno step. Per il momento io dico che è ancora presto, però è una squadra forte che sta giocando un ottimo calcio, quindi ci sono gli ingredienti per fare bene. Vediamo insomma quello che dirà il campo tra qualche settimana. Intanto mi scrive Silvano sulla diretta Facebook: Foggia partita da recuperare, non Avellino. Io non mi sono neanche reso conto di aver detto Avellino invece di Foggia, ma evidentemente il pomeriggio di Champions mi ha lasciato un po' interdetto. Ciao Matteo. No dai, no, non voglio entrare in polemica con voi, non voglio entrare in polemica con voi che siete impegnati domani. Ciao Matteo Tomei, ciao Matteo, ben ritrovato, ben rivisto. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Allora, ti trovi d'accordo con quello che stavano dicendo Andrea, Ania, anche Francesco, insomma, sei rimasto anche tu sorpreso dal Teramo che ti sei trovato di fronte, che poi in realtà è un Teramo non molto diverso rispetto a quello che hai lasciato qualche mese fa? Ma è sicuramente quello che hanno detto tutti gli ospiti prima, è che appunto il Teramo è una squadra forte, una squadra, lo era già l'anno scorso. Quest'anno sicuramente hanno un anno passato assieme, quindi sicuramente ha rafforzato quello che è il gruppo, che poi dopo, visto anche la scorsa sera, è diventato anche una squadra. E quindi sicuramente poi dopo anche lo star bene, l'essere in salute, ho visto proprio una squadra in salute, fisicamente veramente, veramente bene. Quindi, come hai detto tu, poi dopo c'erano 9 undicesimi, erano tutti i ragazzi che erano lì l'anno scorso, quindi come ho detto prima è un gruppo affiatato, un gruppo solido, e sicuramente sta facendo quello che poi dopo si aspettava anche l'anno scorso, però con un anno insieme viene tutto più facile. Quindi stanno facendo sicuramente un inizio di stagione molto molto importante, e sono contento per i miei ex compagni di squadra. Oh, a proposito del tuo ritorno al Bonolis, so che è stato, Ania ce lo potrà confermare, perché era sugli spalti del Bonolis, io no, ma te invece eri in campo. Una cosa che ti ha fatto molto piacere è al tuo ingresso in campo per il riscaldamento, c'è stato un tributo da parte della tribuna del Bonolis che ti ha salutato, perché in fondo, anche se la tua esperienza è stata solo di un anno, non ti hanno dimenticato i tifosi del Teramo. No, è stata una bella emozione quando, dopo il saluto iniziale a centrocampo, quando l'arbitro prima di fischiare l'inizio, sia la tribuna che i distinti, io come faccio sempre in maniera molto rispettosa ho salutato tutti, e tutto lo stadio mi ha applaudito, mi ha salutato nel modo più consueto che credevano, e quindi è stata una bellissima emozione per me, perché comunque tornare ed essere, avere un saluto del genere, penso che per ogni giocatore sia qualcosa di bello e di importante ricevere. Quindi li ringrazio nuovamente, li ringrazio nella tua trasmissione, e quindi veramente è stata una bella emozione. Ecco, qui rivediamo una parte della tua partita al 33esimo, quando pensavi di giocare ancora con il Teramo. Sì, poi dopo mi ha fatto ridere Ania quando l'ha detto anche a lei, in un suo servizio, che pensava che fossi, che pensava che Alberto fosse ancora il mio compagno, però purtroppo lì è stato un passaggio forte. Io come sempre mi fido molto delle mie qualità, e quindi ho rischiato una giocata, e all'inizio non è andata bene, poi dopo grazie a Dio i miei compagni ci hanno messo una pezza e hanno fatto sì che la palla ritornasse a me, quindi dai, è andata
passiamoci sopra, ecco, tutto qua, tutto serve. Matteo, ti faccio ascoltare, stravolgiamo un po' la scaletta, ti faccio ascoltare una pillola di 20 secondi di Arrigoni, tuo ex compagno di squadra, che descrive cosa vi siete detti dopo il suo gol fantastico. Ce lo ascoltiamo, certo. Poi ci racconti la tua diversione. Ok, ok. Ho pescato sto jolly con il gol e mi è venuto da ridere, l'ho guardato, anche lui rideva e ci siamo scambiati sta risata perché non sapevamo benissimo cosa dirci. Ecco, Arrigoni non ci credeva neanche lui di averti fatto quel gol. Ma vabbè, Andrea, le qualità di Andrea non si discutono, balistiche, tecniche, come uomo, quindi non si discutono queste qualità. Poi dopo io e Andrea siamo sempre stati molto vicini anche l'anno scorso e quindi di conseguenza ci siamo, come ha detto lui, abbiamo sorriso, ci siamo guardati, ci siamo messi a ridere, gli ho fatto i complimenti e niente, dai. Poi dopo la sera ci siamo sentiti anche per telefono, mi ha scritto un messaggio, gli ho risposto e sono contento per lui e sono contento per il Teramo, sono dispiaciuto per la mia squadra, per la mia società, però il calcio è anche questo, figlio di episodi, e va bene così, va bene così. Un saluto ti fa Paolo al grande Tomei, e come al solito lui è un appassionato, vuole sapere le squadre di Serie A che tifano tutti quelli che intervengono nella nostra trasmissione, le nostre le conosce a menadito, vuole sapere anche la tua, se ne hai una di squadra di Serie A per cui fa il tifo. No, onestamente no, non tifo particolarmente nessuna squadra, nel senso che mi piace vedere partite, mi piace vedere un pochettino i vari portieri delle squadre di Serie A, però tifoso no. Tifoso allora no, che portiere no. Ti piace? Ma io ti dico, sono un po' controcorrente, nel senso che sarebbe scontato dire Handanovic, sarebbe scontato dire Neuer, Buffon e tutti quanti. A me piace molto per dirti Consigli, mi piace molto Mirante, sono tutti portieri italiani che comunque stanno facendo bene e che meritano un posto, anche un'opportunità nazionale, quindi sono un po', diciamo così, dai, non ne ho uno diciamo preferito, non ce l'ho, però mi piacciono questi portieri italiani che stanno facendo benissimo in questi anni, quindi sono contento, ecco, per la scuola italiana. Allora ti faccio una domanda veramente tra parentesi, Musso e Skorupski non sono italiani, ma mi serve come per il fantacalcio, ho scelto bene? Hai scelto benissimo, ci mancherebbe okay. Altro, ma io credo che appunto sia Musso che Skorupski sono due portieri fortissimi e lo dimostra quello che stanno facendo. Dico, io sono molto patriottico in questo e quindi mi piace vedere, studiare, diciamo imparare se posso dai portieri italiani e portieri della sua scuola, perché poi dopo, se ci dilunghiamo, andiamo sui Ter Stegen, andiamo sui Ederson, che sono portieri, diciamo, fuori categoria. Ragazzi, vi faccio vedere una schermata, poi tra un po' salutiamo Matteo, che è stato gentilissimo a stare con noi, e ringraziamo ovviamente anche l'ufficio stampa della Juve Stabia. Vi faccio vedere una schermata che noi abbiamo riassunto con questo titolo, i numeri del successo fino a questo punto, ovviamente, del Teramo, in questo primo scorcio di campionato. E sono numeri importanti perché per la difesa 2 reti subite in 6 gare, 4 volte clean sheet e 0 gol presi al Bonolis. In attacco a segno in tutte le gare 6 su 6, 2 gol di Carlo Ilari, che è il capocannoniere, ecco perché l'abbiamo messo la foto, e 8 marcatori differenti dall'inizio della stagione sui 9 gol, perché 2 li ha fatti appunto Ilari. Francesco, i numeri non dicono tutto, ma in questo caso dicono molto. Beh, intanto dicono che è una squadra dove tutti possono segnare, perché evidentemente per come sono le caratteristiche dei singoli giocatori e soprattutto per come lavora il tecnico, credo che in questo momento, non so se c'è un'altra squadra in Italia, qui dovrebbe informarsi Andrea che per queste cose è bravissimo, se esiste un'altra squadra dove ci sono 8 giocatori andati
in gol con un solo giocatore di questi che ne ha realizzati due. E la solidità della difesa in casa, ma soprattutto la solidità di poter giocare al meglio delle proprie qualità, lo abbiamo visto proprio contro la Juve Stabia, che ha dimostrato di avere una grossa intarsiatura, di essere un'ottima squadra, e ha saputo aspettare, ha saputo tenere botta nel primo tempo e poi sfruttare l'occasione avuta. Queste sono tutte qualità, questi numeri mettono in evidenza tutte le qualità attuali di questo Teramo. E ripeto, per tornare alla tua domanda iniziale, a quel discorso iniziale, non ci sono avvisaglie perché non si possa continuare su questa strada il più a lungo possibile. Perché però almeno questo fatto della cooperativa del gol, scusami Francesco, alla lunga non è che sia un aspetto così positivo, cioè è positivo che più giocatori possano andare in gol, ma se vogliamo immaginare una squadra che possa competere per alti o altissimi livelli, ha bisogno almeno di un bomber. Ora il bomber non c'è, i numeri dicono che non c'è, ma alla lunga dovrà emergere un bomber, altrimenti non, è difficile che ci sia una squadra che non abbia un giocatore di riferimento che ti segna almeno 13-15 gol. Quindi alla lunga Teramo dovrà trovarlo. È giusto quello che dici, ma alla lunga magari ci potranno essere 3, 4 giocatori, 5 giocatori che segnano 5, 6, 7 gol a testa, uno ne segna 8, un altro ne segna 5 e riesci a sopperire al giocatore in doppia cifra, che poi tutti questi bomber nelle altre squadre l'abbiamo visto anche l'anno scorso. Se facciamo eccezione per Antenucci e per un altro paio di giocatori, non è che viviamo una realtà in Serie C dove ci sono giocatori che vanno in doppia cifra. No, c'è a 4 gol Reggio. Falletti, a 3 gol Antenucci, Partipilo, Rossi, Celiento e D'Angelo, e poi si va. Sì, sono d'accordo su questo, però siccome io ti stavo dando ragione. Già, esatto, già sapevi di non averlo, magari alla lunga, perché no, magari potrà diventare Pinzauti l'attaccante in doppia cifra, magari Bonino, però per adesso è una grossa risorsa per il Teramo avere più giocatori in grado di andare in gol. Certo, alla lunga potresti trovare delle difficoltà, ma io non penso che il Teramo, anche Ternana, Bari riescono a mantenere questo trend di risultati. Non lo so se avete fatto proiezioni, ma se continui a fare in 6 partite... Sono 2 punti e 33 di media partita. Sono 2 punti e 33 di media partita. Ora, esatto, moltiplicatelo per il numero di partite. Media partita, fatti il conto dove arrivano, e non credo che tutte, forse nessuna, riuscirà a mantenere questa media. Magari, ce lo auguriamo per il Teramo, sarebbe splendido, però è una media elevatissima. Faccio un attimo un salto, poi vado da Andrea e Dania, perché per Matteo è arrivata una domanda: cosa ne pensi di Lewandowski? Ovviamente non l'attaccante, anche perché cosa gli vuoi dire a Robert Lewandowski? Nulla, ma su Michael Lewandowski, con cui sei stato insieme l'anno scorso, migliorato parecchio. Mike è un amico e Mike è sempre stato un portiere forte, e quindi sicuramente il Teramo ha un giocatore giovane, importante, di prospettiva, che sta facendo molto bene insieme a tutta la squadra, grazie anche al preparatore dei portieri Nino Galli, grazie comunque anche a un'organizzazione di squadra data da Mister Paci. Quindi sicuramente Mike è un portiere di categoria che ha espresso il suo valore già da qualche anno, lo sta esprimendo a Teramo, e in questo momento qui sta facendo molto bene, sicuramente è un giocatore importante per il Teramo. Ragazzi, volete fare una domanda a Matteo, Ania, Andrea? Io volevo chiedergli, adesso che insomma dall'esterno magari anche un po' più libero di esprimere dei ragionamenti, di parlare anche un po' a mente fredda, la differenza tra la passata annata, cosa non ha funzionato, e anche per quello che stai insomma riscontrando nei tuoi ex compagni parlandoci, cosa sta funzionando quest'anno al Teramo?
Tanto ti saluto, ciao Ania, che non ti ho salutato prima. Ciao Matteo. Allora, io credo che ci sia una sostanziale differenza, nel senso che l'anno scorso è nata una società ed è nata una squadra, perché comunque l'anno scorso il Teramo è nato, Franco Iacchini ha fatto rinascere il Teramo Calcio, e di conseguenza è nato un gruppo che poi dopo, per diventare squadra, purtroppo ha avuto delle grandi difficoltà, un gruppo nuovo, tanti giocatori che non si conoscevano, che comunque forse erano stati messi nelle condizioni di dover vincere basta, per le tantissime aspettative che si sono presentate dall'inizio della stagione, e quindi sicuramente non un peso, ma sicuramente una grandissima responsabilità. Quest'anno dal canto suo il Teramo ha un gruppo di giocatori che si conosce già da un anno, che si vuole bene, un gruppo di amici, ha inserito secondo me all'interno della rosa dei giocatori giovani di qualità che sanno, diciamo, si sono messi a disposizione del gruppo che c'era già prima, che è sostanzialmente quasi il 90%, e sicuramente non c'era questa grandissima pressione o questa grandissima, diciamo, questo obbligo di far bene a tutti i costi. Quindi si sono messi con grande umiltà, si sono messi a lavorare con un allenatore che sta dimostrando di essere un bravissimo allenatore, e quindi sicuramente secondo me le due differenze sono queste. E credo che comunque questa mentalità, questa, diciamo, spensieratezza possa portare il Teramo a continuare su questi binari. Dopo rispondiamo a questa domanda e ci chiedono: ma scusate, ma allora la società non aveva sbagliato a fare contratti biennali e triennali? Però, siccome è arrivato prima un'altra domanda per Matteo, che tra un po' salutiamo, ti chiedono: ti trovi meglio a Castellammare o stai meglio a Teramo? È chiaro che dirlo in farti questa domanda in una trasmissione che parla di Teramo con i tifosi del Teramo è... Allora, assolutamente, i tifosi di Teramo sanno benissimo, perché l'ho detto tempo fa quando li ho salutati, che io a Teramo sarei rimasto, perché comunque mi sono trovato bene, perché comunque la mia famiglia è stata bene, perché mi hanno trattato sempre tutti quanti con massimo rispetto, come cerco di darlo anch'io, e quindi sicuramente sono stato bene. Poi dopo le cose non sono andate magari come speravo, come volevo, come magari potevano andare, e sono riuscito a trovare una nuova famiglia, e ti dico la verità, la famiglia Juve Stabia è una grande famiglia fatta di persone competenti, di persone rispettose, di persone molto di cuore, come lo sono i teramani, come lo è Teramo, e quindi mi sono trovato bene a Teramo e mi trovo molto bene, grazie a Dio, qui a Castellammare di Stabia. Posso chiedere a Matteo, sì, qual è la dimensione, ciao, la dimensione della Juve Stabia, che è una retrocessa, forse non siete una squadra fatta per primeggiare, ma la piazza vostra richiede comunque risultati, perché a Castellammare c'è grande seguito, grande spinta, anche se ora le partite saranno a porte chiuse, quindi la vostra dimensione. E poi avete giocato contro l'Avellino, avete fatto una buonissima partita, ecco, l'Avellino è una squadra che può ambire stare lì in alto, evidentemente. Ma allora, guarda, la nostra, diciamo, allora sicuramente non è una cosa semplice ritrovarsi dopo una retrocessione, perché comunque ci sono tanti dispiaceri, ci sono tante cose da limare, però come l'anno scorso, diciamo, quest'anno è nata una nuova società, nel senso, qui ha preso le cariche il nuovo presidente, si è cambiato un po' tutti, ci sono solo due o tre ragazzi che vengono dalla retrocessione dell'anno scorso, quindi è un gruppo di lavoro totalmente nuovo, fatto di ragazzi giovani, fatto di ragazzi che vogliono cercare di fare bene, che per dirti, siamo un gruppo che ci vogliamo bene, che stiamo bene assieme, al campo ci divertiamo, quindi sicuramente è un gruppo di lavoro nuovo che sta cercando di trovare le sue certezze e cercare di fare un campionato più dignitoso possibile e cercare di dare tanto entusiasmo a una piazza che, come hai detto tu, è una piazza che pretende, una piazza che vive di calcio, e quindi sicuramente cercheremo, o perlomeno dobbiamo cercare di portare tanto entusiasmo dopo una retrocessione che fa sempre male. L'Avellino?
L'Avellino, sì, scusami. L'Avellino, guarda, l'Avellino io l'ho vista una squadra molto esperta. È una squadra esperta, come lo è l'allenatore loro. E l'allenatore loro infonde il suo credo, e conosciamo tutti che è un credo di grande sostanza. È una squadra esperta, una squadra che ha negli effettivi dei giocatori che hanno fatto la categoria un sacco di anni, giocatori che hanno fatto la Serie B, ma è una squadra proprio, l'ho vista proprio una squadra di giocatori che sanno quello che vogliono, una squadra esperta, dai, una squadra che secondo me fino alla fine lotterà per i primi posti, ecco, non so se per la vittoria del campionato, perché ce ne sono tante altre come Bari, Ternana, Catanzaro e tante altre, Teramo stesso, che è una squadra secondo me molto forte, che lotteranno fino alla fine, quindi sicuramente sarà nei primi posti, ecco. Matteo, io ti ringrazio davvero. Grazie a te. Un in bocca al lupo. Grazie mille Crepi il Lupo, grazie di cuore. Ciao a tutti. Grazie a Matteo Tomei, grazie anche all'ufficio stampa della Juve Stabia, Ciro Novellino, lo ringrazio personalmente per questo collegamento. Oh, rispondiamo a quello che ci ha scritto, poi vi faccio vedere anche prima della pubblicità, vi faccio vedere uno screenshot che ho trovato adesso. Che è cambiato l'ufficio stampa a Castellammare. Com'è? È cambiato l'ufficio stampa a Castellammare con la nuova proprietà. Eh sì, certo. Dopo, prima della pubblicità, mi strappo un sorriso perché ho visto una cosa, ho fatto uno screenshot e poi vi faccio vedere, sto ridendo da 10 minuti come un pazzo. Ci chiedevano, ma allora Francesco, lo chiedo a te perché so che in queste cose sei sempre molto, molto sereno. Aldo ci ha scritto, ma allora non aveva sbagliato la società a fare contratti biennali e triennali? Perché poi, dopo una, prova ad interpretare in maniera estensiva il messaggio, perché poi bastava solo attendere. Beh, che ti devo dire, dopo averlo detto tante volte nel corso della passata stagione, sì, è ovvio che ma più che sbagliato nel fare biennale e triennale, perché si fanno, la storia del calcio anche a livello di Serie C è piena di giocatori che hanno firmato contratti biennale e triennale, ma non ai prezzi del Teramo. Ricordo soltanto, per non essere di nuovo polemico, se no poi credo che gli ha fastidio a qualcuno di quelli che ci seguono, questi simpaticoni che scrivono sui social e tutto il resto, che il Cancellotti, guardate quando prendeva Cancellotti a Teramo, guardate il contratto che biennale che ha fatto Cancellotti a Perugia, e non aggiungo altro, a conferma che l'anno scorso sono state fatte sul piano economico troppe fesserie, così come quest'anno sono state fatte tante cose giuste, indovinate. Sì, assolutamente. Va bene, noi ci fermiamo un po' prima per la pubblicità, perché poi nella seconda parte avremo anche un altro collegamento molto interessante con un collega che conosce molto bene, Massimo Paci, poi vi spiego perché, però prima di andare in pubblicità faccio vedere questo commento, vi giuro, mi sta facendo ridere da 10 minuti, e anche sta Champions la siamo levata dalle palle. Una pagina fantastica di interisti staliministi, non ridete, non c'è niente da ridere, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo, diamo il benvenuto ad un collega, Fabio Pasquali del Resto del Carlino. Ciao Fabio. Ciao, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori, tutti i colleghi di studio. Noi ti ringrazio io personalmente, collega che è con noi questa sera, perché collega del Resto del Carlino che segue le vicende del Monte Giorgio e le ha seguite un paio di stagioni fa quando Paci sedeva in Serie D sulla panchina rossoblu. Intanto della pubblicità, durante la pubblicità le foto, gli screenshot dopo il pomeriggio di Champions si moltiplicano, ce n'è una che vi ha fatto tanto sorridere, Francesco ha già le mani nei capelli, la vediamo e voglio vedere la reazione di Andrea Costantini a questa foto. Eccolo qua, diciamo un conte l'alieno salentino, un conte con la testa che quasi gli scoppia, va bene. Fabio, fammi fare una battuta perché voglio vedere se sono capaci Andrea e Ania di non rispondere. Ma parlate sempre di Champions in trasmissione, ma se per caso la vincete, che fate? Facciamo le trasmissioni. Calma, parliamo di Serie C. Questo Champions non è stato tirato fuori dal sottoscritto. Parliamo di Serie C. Oh, me ne guardo bene. Parliamo di Serie C. No. Ah no, non c'è. Fabio,
Fabio, ti faccio vedere una schermata che è l'andamento del Teramo tra le due gestioni, tra quella dell'anno scorso di Tedino, che adesso è in Serie B con l'Entella, e quando è stato preso proprio per dare una scossa di grandissima caratura a questa squadra, è la gestione di Paci. Sono 9 punti di differenza, 14 punti per Paci, 5 per Tedino dopo 6 giornate di campionato. Prima abbiamo fatto vedere dei numeri della praticamente imperforabilità difensiva di questa squadra. Quando abbiamo parlato io e te ieri, tu mi hai sottolineato che effettivamente questa cosa non è che ti sorprenda, non tanto l'avvio quanto il fatto che difensivamente Paci sia un allenatore che lavora in maniera quasi maniacale sulla difesa. Sì, esattamente Jacopo, proprio come dici te, io nei 2 anni in cui Massimo Paci è rimasto a Monte Giorgio, io ero spesso presente agli allenamenti che si tenevano quotidianamente al campo Tamburrini, e ti posso confermare che da ex difensore Massimo Paci è proprio un, tra virgolette, un fanatico della fase difensiva, nel senso che lui prova e riprova gli schemi che intende applicare in gara, ma li ripete a oltranza finché, diciamo, i meccanismi non rientrano nella testa dei propri giocatori in modo quasi naturale. Quindi diventa la fase difensiva fondamentale per tutto il gioco, per tutte le squadre che presumo Paci allenerà da qui fino a, gli auguriamo una lunga carriera, fulgida carriera. E nei 2 anni di Monte Giorgio, eccezione fatta per alcune gare del girone d'andata del primo anno di Serie D, dove in effetti erano dei problemi più che tecnici e logistici, quando in Monte Giorgio giocava nel campo neutro perché il Tamburrino non era ancora disponibile, diciamo. Però la fase difensiva è sempre stato il suo marchio di fabbrica, e infatti quando il Monte Giorgio ha vinto il primo anno il campionato di eccellenza, oltre a fare un filotto di vittorie, era famoso perché, insomma, l'aspetto difensivo, la difesa non imperforabile, ma era difficilmente penetrabile dai reparti avanzati altrui. Quindi io, guardando anche la classifica del Teramo, guardavo per appunto le reti fatte e subite, 2 reti subite, e penso che sia questa la migliore garanzia e la migliore speranza a cui possono attaccarsi i tifosi del Diavolo per sperare in grande, diciamo, ecco. Oh, che poi è stata, Ania, una delle frasi che ha detto, forse in maniera colpevole, sembrano quelle frasi fatte da conferenza stampa, noi dobbiamo fare in modo che la nostra difesa sia imperforabile, poi molto lo si dice, non tutto si riesce a fare, e invece probabilmente era quello il nodo che dovevamo cogliere. Una cosa che ha detto e che sta effettivamente mettendo in pratica, perché c'è tutta una squadra che partecipa alla fase difensiva. I 2 gol, insomma, che sono stati incassati fino a questo momento sono ovviamente pochi e non sono un caso a questo punto, sono una diretta conseguenza di questa cura della fase difensiva. Noi purtroppo non abbiamo la fortuna di poter vedere gli allenamenti causa disposizioni Covid, però insomma la cura dei dettagli è evidente, perché si vede anche in gara, anche in partita, come segue dalla panchina Paci i movimenti dei giocatori, sia quando ci sono calci piazzati, sia quando comunque invece l'azione si sviluppa degli avversari su manovra, ecco. Quindi è evidentemente una fase difensiva curata su diverse situazioni, e non è un caso appunto che è penso che sia il punto cardine in questo momento, ovviamente, dei risultati del Teramo. Oh, peraltro Fabio, non so se era una costante anche quando allenava il rossoblù, quello che stupisce di questo allenatore è l'esultanza dopo i gol, è sempre davvero il primo, sembra quasi un giocatore in campo ancora, è sempre il primo ad andare ad abbracciare il resto della squadra. Guarda Jacopo, alla base di tutto, dal mio modesto punto di vista, c'è l'amore che ha per il calcio Massimo Paci, cioè lui vive la cosa completamente, diciamo, al 100%, e partecipa insieme alla squadra delle varie emozioni e delle varie situazioni che momentaneamente si presentano in campo. Quindi è il primo a soffrire e a redarguire i propri giocatori quando possono sbagliare, ma nel posto a sponda è il primo ad esultare quando c'è una rete, una giocata fatta bene. E volevo tornare un attimo per quanto riguarda la fase
fase difensiva, perché voi magari ancora lo conoscete poco perché potete anche frequentare pochi suoi allenamenti, ma io che ci andavo quasi tutti i giorni al Tamburini vi posso assicurare, non è solamente una questione di fase difensiva o di modulo tattico, è proprio la conoscenza della squadra avversaria. Cioè, se non sbaglio, il Teramo gioca il prossimo incontro con la Paganese, sì. Letto bene. Sì. Vi garantisco che già questa sera Massimo Paci avrà visto minimo 10 partite, e non sto dicendo una cavolata, 10 partite della Paganese dall'inizio campionato ad oggi, e già sa esattamente quali sono gli attaccanti migliori, i movimenti, gli schemi, è tutto in mente, tutto scritto su dei fogli particolari. Lui ha un archivio, diciamo, incredibile, fatto di giocatori, di squadre. Praticamente lui non arriva mai impreparato. Cioè, io sono convinto che fin da oggi, se oggi hanno fatto gli allenamenti di una squadra, lui già sapeva esattamente quali sono le caratteristiche principali della Paganese, come limitare la squadra avversaria, come bloccare di fronte di gioco. Questo dovrebbe essere una prerogativa di tutti gli allenatori, ma Massimo Paci ne fa proprio una cosa quasi maniacale e dal mio punto di vista una cosa positiva, cioè conoscere esattamente quali sono le pecche e i pregi della squadra avversaria che si affronta la domenica, è importante per lui. Fabio, tu ieri mi hai raccontato un aneddoto che non riguarda la fase difensiva, riguarda la fase offensiva, riguarda un giocatore di fase offensiva. Me l'hai raccontata per spiegarmi un po' il personaggio, perché chiaramente anche con le disposizioni Covid, ecco, non si può andare all'allenamento, anche in conferenza non si ha un contatto diretto, te che hai avuto la fortuna invece di averlo. Mi hai raccontato un aneddoto che riguarda un attaccante, ecco, ce lo puoi spiegare, così magari anche da casa e anche i nostri amici collegati si fanno un'idea di quello che può succedere durante un allenamento di Massimo Paci. Certamente, e questo si ricollega a quello che ho detto in precedenza, ovvero la conoscenza che Massimo Paci ha dei soggetti che allena e che ha voluto magari insieme di concerto con la società nella propria squadra. Praticamente, senza fare nomi, 2 anni fa Montegiorgio arrivò nella prima fase della stagione un attaccante di grido, un attaccante che è servito anche in Serie B a 19 anni, ha segnato in Serie B, ha fatto una decina di gol in un girone in una squadra di Serie C, quindi diciamo non di primo pelo, un professionista a tutti gli effetti. E io quella mattina mi trovavo al campo Tamburini per fare una camminata normalissima in tuta, come fanno tante gente come me a Montegiorgio. Improvvisamente è arrivato Massimo Paci con questo attaccante, io non capivo bene cosa stessero a fare, però poi ho visto che si sono messi tutti e due a centrocampo e il mister a un certo punto ha fatto allontanare questo giocatore e gli faceva dei lanci da 40 metri. Praticamente gli ha detto adesso stoppa la palla e continua, ed erano degli stop in profondità a seguire dal lato destro del campo. Sono attaccante 1, 2, 3, 4, tirava anche in porta, tutto regolare. Dopodiché mister Paci ha detto adesso ti giri, facciamo la stessa cosa, fai lo stop a seguire col sinistro. E praticamente fa un lancio di 30 metri e questo qui, primo stop, niente. Il secondo stop, niente. E il terzo stop, idem. Allorché Massimo Paci, senza dire niente, gli ha fatto qui c'è da lavorarci, e questo è rimasto, sto giocando, io guardavo questo, ho fatto bah, eh sì. Praticamente il tutto per dire che praticamente Massimo Paci aveva scoperto in poco tempo, analizzando la scheda tecnica di questo giocatore, vedendo i filmati, aveva capito immediatamente qual era il punto debole, perché uno stop a seguire potrebbe essere una cosa stupida, ma invece in un contesto di una gara importante, una ripartenza in contropiede, è fondamentale saper stoppare la palla di sinistro in azione offensiva. Questo giocatore non era in grado di stoppare la palla e Massimo Paci immediatamente gliel'ha fatto presente con le dovute educazione e cautela, però ha immediatamente capito quali erano i punti deboli di questo attaccante che vestiva la maglia del Montegiorgio, e così fa, se lo fa per i propri uomini, figuratevi per la squadra avversaria. Quindi certo, punti forza e deboli per lui memorizza e catechizza e poi rende partecipi la squadra nelle varie fasi tecniche, delle varie riunioni che fa settimanalmente con lo staff e la squadra per l'appunto. Francesco Gongoli, insomma, ti piace questo Paci perfezionista? Sì, ma che Paci perfezionista lo si era, interessante quello che ci ha detto il collega, ma lo si è capito, almeno io l'ho intuito chiaramente dall'intervista di domenica dopo la partita di Arrigoni. Quando tra poco lo sentiamo. Tra poco lo sentiamo. Allora, se lo sentiamo è inutile che anticipo. Allora, ce lo ascoltiamo allora. Mi dai lo spunto per andare avanti con la scaletta, vedi? È una conduzione. Ci ascoltiamo un passaggio, sono un paio di minuti, di Andrea Arrigoni nella conferenza stampa
dopo la vittoria con la Juve Stabia? No, niente, sono contento per il gol, ma soprattutto per quello che ha dimostrato ancora stasera questa squadra, che veramente hanno fatto una partita, penso, vicino alla perfezione. Non abbiamo sbagliato nulla, sia in fase di non possesso, ma anche abbiamo fatto, penso, meglio in fase di possesso. E quindi questo vuol dire che crediamo in quello che facciamo e che cresciamo. E quindi niente, siamo contenti e dobbiamo continuare così, perché poi dopo, quando lavori e poi vedi i frutti del lavoro, penso che sia una cosa importantissima, ecco. Come avevo detto in conferenza l'altra settimana, ci divertiamo insieme, quindi penso che anche questo spirito che c'è aiuta soprattutto i più giovani a esprimersi al massimo e a crescere quotidianamente, ecco. Però più che under ed over, penso che abbiamo trovato lo spirito giusto e non dobbiamo perderlo, dobbiamo essere bravi a continuare così, volare basso e avere sempre questo entusiasmo. Queste vittorie, queste partite ci devono dare sempre più entusiasmo e sempre più consapevolezza. Dedica sicuramente in primis alla mia famiglia, ai miei bambini e a mia moglie, e poi mi piace anche dedicarlo alla squadra, perché in questo momento la posso definire anche come una seconda famiglia, perché veramente stiamo benissimo insieme con il mister, con lo staff, ed è un piacere venire al campo. Una seconda famiglia, probabilmente in questi 2 minuti e rotti che abbiamo ascoltato, questo è il concetto forte, Francesco, che forse tu volevi mettere in evidenza. Sì, me li sono segnati, 4 passaggi più importanti, partiamo dall'ultimo, siamo benissimo insieme, si parla sempre di spogliatoio, evidentemente i giocatori e soprattutto Paci sono riusciti a creare questo spogliatoio, il lavoro in fase di possesso palla, perché fino adesso giustamente si mette in risalto che il Teramo ha preso solo 2 gol, però il Teramo credo che si possa dire senza tema di essere smentiti che gioca bene, molto bene, che ha varie soluzioni in fase di possesso palla. Il terzo passaggio, quando Arrigoni dice ci divertiamo a stare insieme, ad allenarci, è il più importante da un punto di vista calcistico, ma non lo dico io, me lo hanno insegnato alcuni allenatori negli ultimi 50 anni, dal 1971 ad oggi, quelli che, con i quali ho dialogato di più, tra C1, C2, serie, qualcuno anche a livello di serie B. Crediamo in quello che facciamo, più di un allenatore mi ha sempre parlato, soprattutto uno che ha allenato per una 15ina d'anni in Serie A. E quando il giocatore si rende conto che quello che si prova a fare in allenamento riesce poi in partita e dà i frutti, è il primo successo di una squadra. E quando uno esperto e bravo come Arrigoni dice crediamo in quello che facciamo, è il segnale che il lavoro di Paci fin qui è stato un lavoro ottimo, super. Assolutamente. In maniera rapida, allora a Daria chiedono se, visto che sei un'estimatrice di Del Piero, se hai mai chiesto a Paci un giudizio su Del Piero rispetto a quando giocava. Ma credo che non... Non ho avuto modo, sinceramente. Non hai avuto modo. Purtroppo no. Però ti chiedo, e poi voglio anche un giudizio di Andrea, ma voi, uno come Arrigoni, con la sua esperienza, l'avevate mai sentito dire cose del genere l'anno scorso? No, perché non c'erano i presupposti evidentemente l'anno scorso per dire le stesse cose, quindi torniamo sempre ai soliti discorsi, cioè secondo me, a parte la parte tattica, i discorsi tecnici, c'è qualcosa di diverso ed è evidente a livello di testa rispetto a dei giocatori che sembrano lontani parenti, insomma, di quelli che l'anno scorso scendevano in campo e non giravano come avrebbero dovuto girare. Poi
torniamo anche al discorso che faceva da tempo anche Andrea, cioè un discorso di pressioni che in questo momento ci sono, ma ci sono in maniera diversa, sono pressoché giocatori scarichi da questo punto di vista, cioè non hanno non sono partiti con l'obbligo di dover dimostrare qualcosa come nella passata stagione, che invece dove invece in estate si erano fatti proclami anche importanti di promozione in Serie B. Quest'anno, nonostante comunque la squadra sia più o meno la stessa, si è partiti con aspettative differenti e poi si dovrà vedere appunto se si continuerà con questo discorso, con questi risultati, se la squadra sarà pronta a gestire quelle pressioni che nella passata stagione non ha saputo gestire. Assolutamente sì. Oh, ci hanno scritto, Paci parla anche molto di contropressing in caso di perdita del possesso del pallone. Andrea, che ne dici? Io lo sai che cosa dico? Non so se ti posso aiutare in questo, non so se Maurizio ce l'ha pronto. Il secondo gol di Monopoli, che tu probabilmente volevi già citare un paio di settimane fa, è esattamente questo. Cioè, con il possesso della sfera, il Teramo che va ad aggredire altissimo e costruisce l'azione del 2-0. Ma in effetti, guarda, su questo è stato molto chiaro Guidi, il tecnico della Casertana, che insomma è anche uno studioso di calcio ed è uno che viene da esperienze di natura federale, che il Teramo in questo momento è la squadra più preparata, più pronta, perché ha questa grande aggressività, questa capacità di fare pressione che è un po' l'arma difensiva e offensiva del Teramo. E se lo dice un occhio clinico come mi sembra quello di Guidi, c'è da credergli. Poi queste immagini parlano chiaro. Peraltro il Teramo ha subito due gol in questo campionato e ha subito questi due gol prendendo delle infilate laterali, anche se diverse, perché a Bari lì hanno un po' dormito, hanno spento un attimo il cervello e il Bari ne ha approfittato per entrare dalla destra e praticamente sono entrati in porta col pallone, cosa che è molto difficile fare contro il Teramo evidentemente. A Potenza anche lì il Teramo è stato infilato aggirando la pressione del Teramo con questo lancio dalle retrovie che ha attraversato tutta la fascia e ha trovato Cianci che è andato con perfetto tempismo all'uno contro uno fisico con Piacentini e nell'uno contro uno ha vinto il duello, quindi non è diventato più un difendere di squadra contro un attaccare di squadra, ma è stato un uno contro uno vinto nettamente da Cianci che è andato in gol. Quindi il Teramo sulle fasce con modalità diverse è stato sorpreso, evidentemente lì in mezzo con la pressione e con la densità gli attacchi avversari fanno più fatica a penetrare proprio perché c'è un mezzo. Invece lateralmente un po' meno pressione e qualche distrazione, perché insomma il Teramo è fatto da esseri umani e ogni tanto si sbaglia, si può abbassare la concentrazione, lì il Teramo ha preso questi due gol. Io firmerei se ogni sette partite il Teramo prendesse due gol così, perché avrebbe una difesa d'acciaio, iper d'acciaio anche a fine stagione. Il pelone è l'uovo, certo, sì. Certo. Peraltro, è vero il discorso esterni, ma è anche vero, Aia, che per esempio domenica, e l'abbiamo visto, è probabilmente un giocatore di cui si parla sempre molto molto poco rispetto alla compattezza difensiva. Tentardini ha fatto un salvataggio su Trust che vale 3 punti perché si era sullo 0-0, quello è un gol praticamente fatto. E poi arriva il gol del rigore al quarto della ripresa. La crescita anche, e poi dall'altra parte l'intuizione Lasic. Sì, l'intuizione sugli esterni, tra virgolette, intuizione anche per quanto riguarda Tentardini, perché comunque con il rientro di Matteo non era facile tenere in panchina un giocatore più esperto che ha giocato anche in Serie B come Di Matteo per l'appunto. Però Paci ha voluto dare ancora fiducia a Tentardini, non dargli sostanzialmente riposo nonostante il rientro di Matteo, ed viene premiato per questa scelta. Guardate qui, è stato premiato per questa scelta anche domenica scorsa. Cioè, guardate qui, questo è gol, ragazzi, questo è gol. Se Tentardini non fa il miracolo, questo è 0-1 sempre. Adesso non abbiamo il replay, ma questo è 0-1. Non è elettrico.
Sì, non è stata l'occasione più nitida da parte della Juve Stabia, sicuramente questa qui. Cioè, questa è il gol. Salvata da Tentardini. Vale. Poi per quanto riguarda... Sì, vai. Per quanto riguarda l'ASIC, era anche lui una scommessa tra virgolette, ma per quanto riguarda la condizione fisica, perché insomma sostanzialmente l'ASIC viene da 3 stagioni in cui ha giocato poco e niente, 2 per niente, l'anno scorso poco, intervallato da diversi infortuni, quindi quest'anno era complicato pensarlo subito in campo, tra altro non un ruolo propriamente suo, anche se comunque interpretato in passato, e anche per questo insomma i risultati, la fiducia, quando comunque le cose ti girano bene, si vede anche da questi piccoli segnali, cioè quando provi una scommessa tra virgolette ti va bene, quando vedi un giovane come Diakité all'esordio in Serie C che va bene, anche se magari poi ovviamente anche lui ha ancora ampi margini di miglioramento. Un Tentardini che nella passata stagione ha fatto prestazioni così che adesso sta andando bene. Santoro che sta esplodendo, rimane uno dei, secondo me, il giovane più valido, perché a dispetto di quanto si decantavano le prestazioni di Viero, secondo me Santoro è sempre stato il miglior giovane della rosa del Teramo, anche rispetto alla passata stagione. Viero deve crescere, ancora ovviamente tempo per farlo, ma in questo momento Santoro è davvero davvero il miglior giovane, se non uno dei migliori, ecco, della rosa. Oh, io sto per salutare Fabio, a cui chiedo un paio di cose. Se hai sentito ultimamente Massimo Paci, anche solo a livello amicale, ecco. No, nel recente periodo no, rimaniamo la scorsa stagione, non abbiamo avuto possibilità di rincontrarci e di scambiare 2 chiacchiere in amicizia per il momento, ma qui spesso a Monte Giorgio, diciamo, dato che ancora gli ottimi rapporti con la vecchia dirigenza, quindi mi riprometto di rincontrarlo al più presto. La seconda, che non c'entra niente con la nostra trasmissione, però hanno votato oggi le squadre di Serie D, il campionato non si ferma, il Monte Giorgio sai come ha votato, per il prosieguo o per lo stop del campionato? Non ho la certezza, ma presumo che abbia votato per continuare la stagione agonistica normalmente, diciamo, ecco, dalle voci, dai rumori che ha avuto nel periodo. Poi volevo, se mi permetti velocissimamente, una cosa sola su mister Paci, per dire che oltre ad essere la fase difensiva e anche della preparazione atletica, facendo fare degli allenamenti durissimi, ti garantisco durissimi, con i giocatori con la lingua penzolante che uscivano fuori dal campo, ed è importante questo a non guardare, ma è anche un grande politico, essendo stato lui un uomo giocatore di Serie A, di Serie B, sa come vanno certe dinamiche negli spogliatoi, e io dico questo perché vedevo anche gente che inevitabilmente faceva poco il campo, perché erano dei panchinari, parliamoci chiaramente, però andavano sempre agli allenamenti con il sorriso sulle labbra, mai con la polemica, mai con il mister mi tratta male, sempre contenti comunque sia delle sorti della squadra, e questo proiettato in abito professionistico puro, secondo me è una cosa molto importante, saper gestire bene uno spogliatoio. Grazie Fabio per essere stato con noi e buon lavoro ovviamente. Grazie a voi per l'invito e alle prossime occasioni. Buona serata. Ciao grazie, Fabio. Grazie a Fabio Pasquali, collega del Resto del Carlino, che segue le vicende del Monte Giorgio. Peraltro ha scritto in questo fine settimana del pareggio del Notaresco contro il Monte Giorgio. Oh, ragazzi, vediamo il prossimo turno, che poi in realtà accade un po' prima del previsto, perché si gioca sabato pomeriggio alle ore 15 contro la Paganese, che per chi... insomma, può dire, la Paganese ha appena rullato la Turris 3-0 in casa della Turris a Torre del Greco. Ecco, Ania, ci dai un po' di notiziare, perché abbiamo visto l'ASIC e Soprano fermi, l'ASIC e Soprano differenziato, Viero fermo, come stanno le cose? Oggi c'è stato un giorno di riposo, perché nel programma settimanale di Paci c'è questo anomalo, almeno per noi che siamo abituati a vedere il lunedì magari il giorno di riposo dopo la partita, il martedì ripresa degli allenamenti, quindi oggi c'è stato il giorno di riposo.
riposo, quindi domani poi si fanno tutte le problematiche che sono state evidenziate, come hai detto tu, nella giornata di ieri. Quindi Piero che ha avuto una distorsione, una caviglia, quindi sarà da valutare. Soprano, che credo i tempi siano ormai maturi anche per una convocazione, perché ha ripreso gli allenamenti già dalla settimana scorsa. Minelli e Celentano non mi risultano abbiano problemi, anche se non erano stati inclusi nell'elenco dei convocati per la gara contro la Juve Stabia, e quindi credo che anche loro, nel caso dovessero servire, sarebbero pronti per una convocazione, e al pari di Birligea. E poi ci sono quelle due problematiche Covid che insomma ben si conoscono, che riguardano Francesco Bombaggi e Pedro Costa Ferreira, che almeno lo stato attuale non ci sarà. Oh, a proposito di Francesco Bombaggi, ha fatto un post dopo la partita contro la Juve Stabia, che magari vediamo. Vamos perros callejero, avanti cani randaggi, con tante emoticon, anche una più tre, insomma, Francesco Bombaggi. Ma che è quello che è il Teramo. Sì, cani randaggi. Beh, perché cani definisce un po' l'aggressività che questa squadra ha in campo e che vuole, no, la pressione di cui parlavamo. Randaggi nel senso che questa squadra non ha un reale obiettivo, quindi va in campo e si diverte senza avere la pressione dell'obiettivo, quindi ci vedo questa metafora. Sei d'accordo, Francesco? Sì. Sì, e come la vedi la trasferta di Pagani? Come la vedo? A colori e in televisione. Hai detto bene tu, è una squadra che non ha ancora vinto, va a Torre del Greco contro la Turris, che era data nettamente favorita e che sarebbe salita al terzo posto, a ridosso delle prime. E hai detto bene, l'asfaltata, ha vinto 3-0 fuori casa, quindi è una... È il classico campo della Campania. Adesso non c'è pubblico, sotto questo aspetto potrebbe essere un piccolo vantaggio, ma io comunque ho grande fiducia nel Teramo. Volevo concludere allacciandomi a quello prima che diceva Ania. Un altro aspetto che testimonia la diversità di questa stagione con quella dell'anno scorso: l'anno scorso c'era l'assillo, si guardava i giovani, il patrimonio, le plusvalenze. Quest'anno non se ne parla, e voi che seguite più attentamente di me, nella distinta di domenica, sui 20 giocatori, 9 erano giocatori tra 99, 2000 e 2001, e il Teramo ha concluso la partita con 6 di questi giocatori che stavano tutti e 6 insieme in campo. Anche questo è un altro aspetto molto positivo di quest'anno: da una parte non ci sono le rotture di scatole all'allenatore e ai giocatori, il patrimonio, le plusvalenze, i giovani e tutto il resto, e dall'altra, mentre c'è un modo di lavorare che sta dando i risultati e sta dando spazio ai ragazzi del 99, 2000 e 2001 per questo famoso benedetto o maledetto minutaggio. Assolutamente sì. Va bene, ragazzi, io devo chiudere. È stato come ciao. Al solito un piacere rivedervi. Ciao Francesco, ciao Andrea, ciao Ania. Ciao, buonasera ciao a tutti. A tutti. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie a Maurizio da qui in regia. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. Ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 21 in diretta. Canale 14 del digitale. Com'è? No, fallo te, com'è? Canale 14. Del di Ardagno, come dice. Ah, ci vediamo tutti e tre. Buono, siamo in televisione, canale 14 del digitale terrestre. È uscito 41, va bene lo stesso. Arrivederci. Canale 14 del digitale terrestre, a martedì prossimo. Buonanotte.